Agnese Grippo, sono la rappresentante di classe della prima A del Marazzani e mi è venuta questa idea di far incontrare i bambini con le maestre, quindi non solo sul video ma anche da vicino. E ho pensato al castello perché ho detto un luogo aperto, possono mantenere le distanze, però almeno si possono vedere prima delle vacanze. Sicché ne ho parlato con la Silvia Baldina, che è una mia amica, e lei mi ha detto va bene, proviamo, scrivi. E io ho scritto al sindaco, ho scritto a tutti, e pian pianino mi hanno chiesto come si sarebbe svolto. L'idea era di fare una filastrocca che salutava le maestre e poi di fare delle manine, un disegno di manine per regalarle alle maestre. Loro mi hanno dato il consenso e basta, e oggi siamo qui. I bambini sono felicissimi e per loro era una rivincita, cioè il fatto di stare per l'ultima volta insieme. Le maestre hanno partecipato, peraltro chi è la rappresentante è la Carla Bellazzi, la maestra di italiano, erano entusiaste e basta, e ci siamo riuscite. Le mamme mi hanno aiutato tutte, cioè è stato proprio un lavoro di collaborazione ed è andata bene. E sono stata contenta perché poi è vero, l'ha fatto solo la nostra classe, però alla fine è un inizio, è stata una bella cosa, un ritrovarsi ed è una bella cosa.